Gentili fanciulle, cari fanciulli, benvenuti sul Giro della Morte. In questo video in cui vorrei vedere assieme a voi quali saranno le novità più interessanti dei parchi italiani nel 2023. Faremo una carrellata per darci poi la possibilità nelle prossime settimane di inabissarci nell'analisi più dettagliata delle singole novità. Ma credo sia abbastanza importante cercare di avere uno sguardo generale. Subito dopo la sigla. Non ce ne vogliano gli amici veneti se cominciamo da Magic Land, o meglio Magic Splash, il parco acquatico che verrà inaugurato quest'estate accanto a Magic Land. Sarà un second gate, quindi un secondo parco a cui sarà possibile accedere sia dal suo parcheggio sia da Magic Land. Un parco acquatico che comincia già con un'offerta tutto sommato non piccolissima. Avrà una piscina a onde piuttosto grande, avrà un vastissimo terreno pieno di ombrelloni, sabbioso, in cui quindi sarà possibile camminare senza le ciabatte, ci sarà un fiume lento, piuttosto lungo, tortuoso, che si arrotola su se stesso, avremo quattro piccoli scivoli, di cui due pensati per tutta la famiglia e due pensati più per bambini. Saranno scivoli piccoli, quindi sarà un'offerta introduttiva che dovrebbe poi espandersi negli anni successivi. Avremo una ulteriore piccola torre castello con alcuni scivoli pensati soprattutto per i bambini e avremo una zona splash pensata solo per i bambini, quelli proprio piccoli piccoli. E poi abbiamo una serie di strutture propedeutiche al funzionamento del parco stesso, quindi ingressi, spogliatoi, docce, una zona, due zone in realtà, in cui si potrà mangiare e una interessante rotonda che al momento appare nella parte finale del parco, ma che in realtà lascia presupporre la possibilità di espansioni future, di cui una parte vediamo già in questo progetto nella zona nord del parco, quindi alcuni scivoli che teoricamente avremo la possibilità di vedere prossimamente. A Magic Land è presente anche un'altra novità, con una formula nuova, secondo me interessante, che è stata inventata da Magic Land e da Movieland l'anno scorso. Si tratta di Dungeons, una horror house che era stata inaugurata ad Halloween dell'anno scorso e che proprio per questo motivo, essendo stata aperta solo pochi giorni, viene presentata come novità 2023. Non sappiamo ancora se sarà a pagamento come l'altra horror house del parco che si trova peraltro sullo stesso edificio, ma ne riparleremo. Noi andiamo avanti veloci e passiamo a Leolandia, dove la mappa dichiara una vasta area recintata con scritto novità 2023. Chi è andato al parco in queste prime settimane di carnevale ha visto che in effetti è presente un cantiere non piccolo, anche se ancora allo stato embrionale. Ma se questo cantiere non riguardasse una nuova attrazione, se questo cantiere riguardasse una serie di chioschi, forse in qualche maniera simili a quelli che abbiamo visto a Gardaland con i chioschi Ramses, e quindi una soluzione che sostituisce dei punti cibo temporanei con un punto più consistente, più consolidato, chissà. Probabilmente l'assenza di una novità vera e propria, di una attrazione a fronte di un annuncio così grande, così anticipato e così apparentemente promettente, potrebbe farsi sentire in un parco che di novità grosse non ne presenta da un po'. Staremo a vedere. Gardaland, sento che state fremendo. Gardaland, abbiamo Jumanji, un'area a tema cominciata l'anno scorso con Jumanji The Adventure, che si espande con Jumanji The Labyrinth, quindi abbiamo finalmente, dopo tanto tempo, di nuovo il tentativo di generare delle aree coerenti. L'abbiamo visto nel 2015 quando si è cercato di creare un'area coerente con l'inaugurazione di Oblivion, che in qualche maniera si unificava sia all'area spaziale già presente con due attrazioni e con Oblivion espansa, sia con l'area West, e Oblivion fa un po' da ponte. L'abbiamo visto con l'area cinese, Kung Fu Panda, che ha costituito un piccolo universo sulla parte in fondo del parco, quella che veniva chiamata area Luna Park, seppure con alcuni limiti perché si tratta di un luogo recintato e non a tutti il muro che fa da confine è piaciuto.
In questo caso abbiamo la creazione di un villaggio a tema Jumanji sfruttando il souk arabo, la piazza superiore situata sopra il self-service Aladino. Si tratterà probabilmente di una zona di passaggio più che di una attrazione, in cui sarà possibile passare attraverso una serie di piante che comporranno un labirinto creato con parti in cemento e con piante che in qualche modo vogliono tematizzarlo, un labirinto di specchi, una parte al chiuso, quindi sicuramente sarà un percorso dotato di più livelli di sfaccettature. Probabilmente chi si aspetta la grande novità potrebbe rimanere in qualche misura deluso, ma d'altronde appare evidente che stiamo parlando di un labirinto, non di una dark ride o di un coaster di primaria importanza. Gardaland però proporrà anche qualcos'altro. Abbiamo Nautilus, un nuovo spettacolo al teatro principale di Gardaland, nonché in questo momento l'unico superstite di quelli grandi. E Nautilus sarà un musical cantato dal vivo in cui la scenografia uscirà dal palco e quindi non più solo schermi LED capaci di creare una scenografia virtuale, ma una scenografia reale che coinvolgerà anche la zona in cui sono seduti gli spettatori, con situazioni forse interattive, ma che comunque riguarderanno il soffitto, le pareti e faranno sentire in qualche misura immersi all'interno della storia, dove immersi forse è proprio la parola giusta, perché la storia è sommersa. Parliamo di Nautilus, un sottomarino. Questo secondo me potrebbe rivelarsi uno spettacolo molto interessante e per chi ha passione per il mondo dello spettacolo potrebbe anche rivelarsi come una novità più bella rispetto a quella principale, Jumanji The Labyrinth. Gardaland sente spesso la necessità di presentare più novità nello stesso anno, magari novità minori, più piccole. In questo caso il cinema situato proprio sotto al Gardaland Theater, rinominato a partire dall'inverno scorso 4D Cinema Adventure, e con i teli che sono stati tolti e quindi possiamo rivedere le facce disegnate da Claudio Mazzoli, questo cinema presenterà Mowgli Jungle Experience, un cortometraggio di 12 minuti che ci porterà all'interno delle storie del libro della giungla di Kipling. Di nuovo la giungla, un tema ricorrente in questi ultimi due anni a Gardaland. Chissà se negli anni prossimi avremo di nuovo dei temi ricorrenti capaci di tornare più volte in diverse novità nel corso degli stessi anni. L'avevamo già visto con il tema della magia. All'epoca non era finita benissimo. Comunque, questo ci offrirà Gardaland quest'anno. Movieland, dicevo, in maniera simile a quello che è successo a Magicland, proporrà come novità ciò che era stato aperto ad Halloween dell'anno scorso, quindi Antares, un'attrazione spaziale che abbiamo atteso per lungo tempo. Siamo ormai abituati a conoscerla come novità, è stata la novità 2020, 2021, 2022, non potevamo farcela mancare come novità 2023, ma chi l'ha provata, e spero di poterlo fare prestissimo, dice che è divertente, innovativa, non fa venire nausea, molto bella, e quindi sicuramente il fatto che sia stata aperta pochi giorni l'anno scorso non deve impedire al parco di presentarla come novità ancora, perché la maggior parte delle persone come me ancora non ha avuto occasione di provarla. In realtà però il parco, e lo vediamo nella mappa, propone qualcosa di ben più grande e si tratta di una novità che aprirà non si sa quando, c'è scritto coming soon, quindi presto arriverà Disaster, un tram tour di cui vediamo un veicolo parcheggiato nella zona che dovrà essere l'ingresso di questa attrazione, il punto di partenza. Un tram che dovrebbe portare in viaggio tra alcuni set cinematografici, televisivi. Il tram tour è una tipologia tipica di alcuni parchi Universal e Disney. Certo, nel caso dei parchi Universal, parliamo di Hollywood, il tour passa attraverso veri set cinematografici. Lo sappiamo, i set cinematografici sono tutti finti, però quelli hanno un valore storico notevole perché lì hanno girato dei film a cui noi magari siamo molto appassionati e quindi ci piace andare a visitarli tramite questo tram. Si tratta di un valore storico che nel caso di Movieland probabilmente non ci sarà, perché Movieland difficilmente avrà la licenza per poterci portare a visitare i set veri di film che ci hanno appassionati.
e quindi sono molto curioso di vedere come questa mancanza reale verrà in qualche maniera sopperita nel modo in cui Moviland sempre riesce a fare. E sicuramente quindi avranno necessità di trasformare questo tour in un'esperienza coinvolgente, forse interattiva, in maniera probabilmente simile a come abbiamo visto succedere in Magma, ma senza ripetersi. E questo pone delle domande interessanti che sono convinto troveranno risposte ugualmente interessanti e ne riparleremo man mano che avremo più dettagli in merito a questa futura novità. Questa rassegna che ripercorre le novità principali dei parchi italiani nel 2023 si chiude con il Cavallino Matto, che presenterà quest'anno Pirati, un hydro lift della Zamperla, un'attrazione che sono sicuro piacerà parecchio, perché io ho avuto occasione di provarne una praticamente uguale, la stessa tipologia, a Leolandia, le Rapide di Leonardo. Altre persone hanno avuto occasione di provarne una probabilmente identica, se non la stessa forse, e devo cercare di capire questo punto, perché a Miragica è stato smontato Mangiabiglie un paio di anni fa, un'attrazione uguale a quella che verrà montata a Cavallino Matto, che era stata cominciata l'anno scorso e che non aveva fatto in tempo ad aprire. Si tratta di un'attrazione acquatica che richiama nello stile le Rapide di Magic Land, Jungle Rapids di Gardaland, quindi dei gommoni su cui si sale per affrontare un percorso acquatico. Ma la particolarità di questa specifica attrazione della Zamperla è quella di avere una salita verticale che quindi porta in alto di più rispetto a come succede nelle rapide classiche, per poi affrontare una discesa zigzagante che porta il singolo gommone a ruotare su se stesso a velocità anche notevole. E quindi particolarmente divertente. In questo specifico caso dovrebbe esserci anche una piccola sezione dark ride. E quindi sono molto curioso di vedere come si svilupperà questa piccola, ma secondo me piuttosto interessante attrazione che aprirà quest'anno a Cavallino Matto. Sono stato esaustivo, dite, o ci sono alcune attrazioni che potrei aver dimenticato all'interno di questa rassegna? Qualora fosse, fatemelo notare. E sarà interessante, secondo me, seguire lo sviluppo di queste novità e a partire dal prossimo video scendere più nel dettaglio in merito alle previsioni e a ciò che può essere più interessante e più bello, immaginare sullo sviluppo delle novità 2023. Partiremo da Gardaland la prossima volta. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito se siete interessati a seguire questo canale e queste rubriche a iscrivervi e attivare la campanella e vi do appuntamento alla prossima. Grazie e a presto.